Buonasera a tutti, siamo nuovamente in collegamento con l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, attualmente presidente della Fondazione Univerde e docente universitario a Roma e Milano, il quale è stato l'unico ad avere sollevato una questione che reputo molto importante: l'evitare eventuali speculazioni sui tamponi. Di cosa si tratta, ex ministro? Beh, devo dire che avrei visto questo sui siti che hanno ripreso questo allarme, che mi sembra anche normale. Io ho lanciato e tra l'altro ho fatto riferimento e ho attivato anche il ministro dell'istruzione, il ministro Gaetano Manfredi. Qual è l'obiettivo? Oggi, come oggi, c'è una grande necessità di fare i tamponi perché sono lo strumento più efficace per capire quante persone sono positive al coronavirus. In particolare è fondamentale per tutte le persone che lavorano nel sistema sanitario, per le persone che lavorano a contatto con il pubblico. Noi sappiamo che molte attività sono ancora giustamente aperte, quelle dei servizi essenziali, e ci sono operai e persone che stanno lavorando in alcuni settori che sono settori strategici. Se pensiamo solo a tutti quelli che stanno nei supermercati, agli uffici postali, e le persone che lavorano nella filiera dell'agroalimentare o in quella del settore sanitario. Quindi tutte queste persone hanno bisogno di fare i tamponi e probabilmente i tamponi diventeranno uno strumento importante. Qual è il rischio? Il rischio è che, come sempre, c'è una grande richiesta, ci possono essere grandi speculazioni e ci sono alcune università, in particolare l'Ateneo di Torino e altri Atenei del Piemonte, che hanno iniziato a prodursi da soli nei laboratori i reagenti. Perché cos'è il tampone? Il tampone in realtà è un bastoncino. È un cotton fioc sostanzialmente con cui si preleva un campione del DNA sostanzialmente. E poi importante sono i reagenti. È importante prima che questo tampone sia in una soluzione sterile, poi i reagenti che servono nella macchina, che è la macchina che fa l'analisi per vedere se poi hai o no il Covid-19. Però questi reagenti, queste sostanze, sono sostanze non brevettate, quindi sono sostanze che sono riproducibili anche nei laboratori pubblici, nei laboratori delle università. Certo, se i quantitativi sono tanti, bisogna attivare anche il settore privato, ma bisogna evitare che i prezzi schizzino, come è successo, per essere chiari, sulle mascherine, come sta succedendo su altri presidi. Noi abbiamo visto che mascherine che valgono pochissimo sono state messe in vendita a prezzi esorbitanti. E poi torneremo magari quando ci rivediamo, perché sto avendo anche un dossier su tutto il mercato internazionale delle mascherine che mi stanno fornendo alcune realtà che lavorano, tra virgolette, per cercare di scovare questi elementi di truffa che ci possono essere sulla vicenda in questa emergenza. Perché mentre c'è chi come noi cerca di vedere se si possono fare delle iniziative positive, come si deve aiutare la filiera dell'agroalimentare, il mangiare italiano, come si possono aiutare le persone più in difficoltà, c'è chi guarda ai tanti soldi che vengono messi dallo Stato, dall'Unione Europea oggi sul mercato per cercare di fare affari e di lucrare. Quindi una cosa è chi vuole lavorare bene, una cosa è chi vuole lucrare. Quindi qual è la richiesta mia? Innanzitutto di vedere se tutte le università o molti altri laboratori pubblici possono fare come sta facendo il Piemonte, cioè si producano anche reagenti, si producono sostanze, quelle che non sono coperte da un brevetto. Io capisco che per prendere una macchina che fa l'analisi dei tamponi, ovviamente se quella macchina è brevettata è giusto che tu paghi il valore in questo caso al soggetto pubblico privato che l'ha brevettata, ma quando si tratta di reagenti e sostanze che sono disponibili sul mercato, io credo che bisogna fare in modo che vengano riprodotte e prodotte direttamente dai laboratori pubblici. Quindi io sono preoccupato della massima trasparenza che si deve avere in questo momento, perché come sempre succede quando c'è una tragedia, ci sono gli sciacalli e ci sono coloro che vogliono e guardano a questa emergenza per speculare. Noi abbiamo invece l'esigenza di poter fare i tamponi in modo diffuso a tutti coloro che ne hanno necessità e di avere la certezza che poiché dovremo convivere per almeno alcuni mesi con questi tipi di emergenza, noi speriamo il meno a lungo possibile, dobbiamo fare in modo che ci sia la massima attenzione e quindi che ci siano i fari puntati per evitare che ci siano furti. No, ma poi
La questione è importante anche perché i tamponi ne serviranno a milioni, tra farli a tutte le persone che ne sarà necessario farglielo, ripeterlo, ripetere la prova di negatività. Quindi, insomma, si presume che ce ne sarà bisogno a milioni. Produrli all'università sarebbe senz'altro una cosa opportuna sotto diversi punti di vista, non ultimo l'affidabilità. Perché in Spagna, è notizia di qualche giorno fa, il governo ha acquistato delle prove rapide del test, che sono risultate difettose in quanto prodotte da un'azienda che il governo cinese ha riferito essere priva delle certificazioni. Pertanto Ecco, si tratta di io. una questione importante. E come si può vigilare che questo avvenga? Ma guarda, innanzitutto ci vuole un'attenzione da parte del governo che in questo momento sicuramente si trova in moltissime difficoltà perché le problematiche legate a questa emergenza sono tantissime, però bisogna fare in modo che ci sia il più possibile una pubblicizzazione dei costi. Cioè noi dobbiamo poter avere in trasparenza quanto costa alla singola regione, alla ASL di riferimento, a chi fa questi acquisti, quanto costano i prodotti. Io sto vedendo servizi in televisione, per esempio, in cui si parla adesso delle analisi fatte sul sangue, però in molti casi, visto che si chiede ai cittadini di pagare 45 euro per ogni analisi, e anche in altri casi, per altri tipi di analisi, si chiedono contributi diretti. Quindi il rischio è che le persone prese, come dire, dalla preoccupazione, dalla voglia comunque di capire se magari hanno già avuto in forma lieve il coronavirus e quindi adesso possono averlo superato, oppure la paura della salute, che ovviamente è fortissima, possono essere anche le singole persone oggetto di attività speculativa. Ecco perché scrivere in modo chiaro da parte delle istituzioni sanitarie, innanzitutto quali sono i test validi e quelli che non sono validati. E secondo, sui tamponi in particolare, che resteranno lo strumento principale da questo punto di vista, perché si è capito che con i test sierologici puoi vedere se hai sviluppato degli anticorpi, ma per capire se è in atto una infezione da coronavirus o meno, attualmente tutti dicono che occorre fare i tamponi. Quindi mettiamo in modo chiaro quali sono i costi di questi tamponi e facciamo in modo di essere capaci di non vedere troppi scandali. Sono convinto che dopo noi vedremo che chissà cosa sarà successo. Però, visto che sappiamo che ci sono gli speculatori quando ci sono le emergenze, questo capita pure purtroppo con i terremoti, capita in tante situazioni, a maggior ragione alziamo il livello di allerta e siamo attenti. La ringrazio e alla prossima. Arrivederci.